Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono super felice per tante novità anche nella vita privata mia, però sono molto felice anche per quanto riguarda appunto questo canale perché finalmente ragazzi, dopo più di un mese che, no, forse un mesetto che l'ho ordinato, mi è arrivata finalmente Pop Store perché in realtà ho fatto l'ordine tipo il 10 di agosto, il 9 di agosto mi sembra, e mi hanno preso i soldi ma hanno bloccato l'ordine perché essendo agosto dicevano che non riuscivano a trovare i fumetti, non lo so. Comunque, appunto, finalmente mi è arrivato, sono molto felice stasera. Infatti, volevo vedere un drama, ma mi sa appunto che mi metterò a leggere un sacco di cose molto interessanti. E non vedo l'ora, tra l'altro, dovrebbe arrivarmi anche un secondo pacchetto perché, siccome questo non mi arrivava, ho detto faccio anche un altro ordine, però appunto mi è partito prima questo. Vabbè, comunque, andiamo ad aprire subito. Super, cioè, ragazzi, c'è un fumetto di questi qua che mi doveva appunto arrivare, che è quello che aspetto più di tutti. E ovviamente sapete di cosa sto parlando, ovviamente. Riesco ad aprirlo, sono molto felice. Non so che fumetto ci sia disegnato qui. Non ne ho idea, voi lo conoscete? Sembra un po' il disegno di Pokémon. Però. Ah no, è Pokémon, che scema! È Pokémon. Perché ho visto lui dopo. È Pokémon. Però io Pokémon non lo seguo purtroppo. Andiamo ad aprire il pacchetto. Sembra un po' piccolino effettivamente dalle cose che avevo ordinato. Non vorrei che fosse l'altro pacchetto che avevo ordinato dopo. No, mi è arrivato tutto. E ragazzi, tutto questo è mio. Non ci dovrebbe essere nulla dei miei fratelli. Tutta roba mia. Innanzitutto c'è un segnalibro diverso che in realtà è proprietà di un manga di Junichi Ito, che tutti dicono che sia fantastico, ma io sinceramente non apprezzo molto l'horror in versione appunto fumetto, non è probabilmente il mio genere. E mi ha dato un sacco di roba, ragazzi. In realtà sono solo 6, però in realtà per me sono tanti. Iniziamo subito da quello che non leggerò perché non leggerò questo? Perché sto aspettando che ne escano un po' tanti per poter appunto riprendere la lettura. Dragon Ball Super numero 8, edito dalla Star Comics, però costa 4,50 euro, di Toyotaro e Akira Toriyama. Con le sue lettere, 0 pagina colori, lo stile di disegno è questo. Non so neanche dove siano arrivati, sinceramente, perché io non sto leggendo l'opera, cioè la sto comprando ma non la sto leggendo, un po' come Attacco dei Giganti. Molto contenta che ho preso Dragon Ball e dopo dietro c'è tipo questa immagine. Boh, non so, vedremo un po' appunto. Tra l'altro sembra più cicciotto rispetto agli altri, non lo so. Comunque ho preso questo. Poi ho preso, yuhu, finalmente mi è arrivato, Io e una principessa scarlatta, numero 8, edito dalla Star, anche questo per un costo di 4,50 euro, ed è un manga di Mitsuo Kusanagi. Questo manga, se mi seguite, sapete che mi sta piacendo veramente tantissimo. E comunque penso che però farò tipo un video vlog in cui leggerò insieme a voi e spiegherò bene cosa ne penso. O comunque pensavo di fare un video in cui tipo situazione manga attuale, vedremo un po' che cosa esce fuori. So che a cui non sta piacendo questo manga, io amo gli storici così e tipo partita per la tangenziale. Comunque l'immagine mi piace veramente tanto perché è proprio fatta bene. Poi questo manga dovrei un attimo riprenderlo perché non mi ricordo precisamente tutto, però sta di quel manga lì. Il numero 12 di The Rising of Shield Hero, finalmente, edito la Shonen, edito la J-Pop, scusatemi, per un costo di 5,90 € con sovraccoperta, sempre sottiletta, questo qua. Guardate qua che bello. Appunto, la sua sovraccoperta con sotto degli scratch. E poi ha delle pagine a colori. Sono rimasta indietro anche di questo, però mi ricordo che mi piaceva un sacco. Sono rimasta indietro perché c'è stato un periodo in cui non uscivano più i volumi e allora ho detto vabbè, lo leggo poi quando ne usciranno degli altri e devo un attimo riprenderlo in mano. Poi è uscito Eiseka Mika numero 2, è dalla Planet questo mi sembra, no, dalla Star, per un costo di 5,90 € anche questo, con sovraccoperta. Questo in realtà è un volumazzo, degli scratch anche qua sotto. E poi ha qualche
pagina a colori, tipo questa qua è stupenda, le copertina adoro, adoro. Anche questo dovrei un attimo riprendere la lettura perché il primo volume è uscito un bel po' di tempo fa, però mi ricordo che mi è piaciuto veramente tanto, quindi appunto ho preso anche il secondo volume. Questo è uno shonen fantasy, sempre sullo stile fantasy. Sullo stile fantasy ovviamente non potevo non prendere. Ah, finalmente è arrivato! Questo sarà una delle mie prime letture che sicuramente che farò stasera. Grand Blue Fantasy numero 6, The Planet, per un costo di 7 e 7 euro. Ah, Madonna! Scusate, voglio vedere un secondo, appurarmi se anche... è aumentato ragazzi, è aumentato. Questo veniva 6,50, che è il numero 4, 5, e il numero 6 viene 7 euro. Porca vacca, è aumentato. Tra l'altro il volume è uguale, cioè non dici è più grosso, anzi credo che il numero 5 sia addirittura... Sì, il numero 5 è leggermente più grosso e viene di meno. È aumentato a 7 euro, speriamo non aumenti ancora perché non lo merita così tanti soldi. Sotto c'è sempre un pezzo di cielo. Paginetta a colori. Ovviamente, fantasy che mi sta piacendo un sacco questo, lo sto seguendo tantissimo. Questo ho preso l'altra volta, vabbè, non c'è niente. Numero 6 preso finalmente. Non vedo l'ora di andare avanti anche di questo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, e veniamo di questo manga. Oh mio Dio, ragazzi, questo è quello che stavo aspettando più di tutti. Se mi seguite da un po', non è il vostro primo video che vedete, sapete sicuramente di che cosa sto parlando, ragazzi. Perché è tipo il manga shoujo. Io di manga shoujo attualmente ne sto seguendo due. Cioè, praticamente lui. Un bacio a mezzanotte numero 7 di Rin Mikimoto e della Star Comics per un costo di 4,50 euro, ragazzi. Oh my gosh. A parte la copertina che è qualcosa di stupendo, cioè mi piace tantissimo. Io sto amando letteralmente questo manga, cioè sono dipendente da questo manga, non vedo l'ora che esca il prossimo volume, che è da settembre, fine settembre comunque. E mi piace un sacco questo manga, mi piace veramente tanto. Vorrei poter tornare a dire di amare il shoujo come sto amando questo, ma purtroppo è l'unico shoujo che sto amando così tanto. L'unico, diciamo, shoujo puro, che è solo shoujo, non è uno storico, un fantasy, ecco. Io amo alla follia questo manga. Lo amo alla follia. Non so. Cioè, veramente, sono stra-innamorata di questo manga, mi dirò di leggerlo. Vi farò sapere che cosa ne penso. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete già letto uno dei manga che ho citato, ditemi che cosa ne pensate, se sta andando avanti la storia come deve essere o se sta prendendo qualche piega un po' strana. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!